Ciao a tutti, oggi ho fatto una piccola pavlova, è un dolce con panna e meringa e volevo farlo per farvi vedere sostanzialmente come faccio la meringa super veloce nel microonde, quindi senza perdite di tempo e senza troppi sprechi di elettricità, perché il forno ovviamente per ore consuma. E poi può essere un dolce dell'ultimo minuto. Se vi interessa, seguite la videoricetta e ovviamente la procedura per fare la meringa, che è veramente, veramente veloce. Allora, qui ho messo un albume e adesso andiamo ad aggiungere lo zucchero a velo, come se volessimo impastare, quindi finché non si ottiene una consistenza tale da poter fare delle palline. Quelli non servono. Sono lì solo per dimenticanza. Comunque sono un ibrido, se vi interessa. È un ibrido tra un'arancia e una clementina. Quindi dovrebbero essere arance senza semi, perché le clementine non le hanno. Però le hanno comprate i miei genitori e hanno detto che fanno cagare. E ora gli ho detto di farmele assaggiare per curiosità. Mio padre ha detto che sembrava di mordere un limone. Ecco qui. Dato che dipende dalla grandezza dell'albume, io vi consiglio di prepararvi lì 300 g di zucchero a velo, poi 200 li potete buttare subito dentro, invece dopo col resto, con gli altri, con insomma, i restanti 100 g, ne mettete un po' alla volta finché non siete appunto in grado di impastare. Adesso ho fatto delle palline e poi le ho spiaccicate sullo Scottex come delle frittatine. Io ho cambiato un po' il metodo rispetto a quello che avevo visto fare perché non mi venivano bene, insomma, come le hanno fatte loro, probabilmente perché l'impasto è troppo duro e allora non si allarga in modo naturale se lo lascio fatto a palla come hanno fatto gli chef che ho visto. E insomma, adesso lo mettiamo in microonde per 30 secondi circa. Ve ne faccio vedere una rotta perché con il resto ci assemblo una pavlova, un dolcino. Come vedete è una meringa di tutto rispetto, anche se fatta al microonde in poco tempo, piuttosto che in tante ore al forno. Ecco, ho assemblato una pavlova, che sarebbe un dolce con panna e meringa. Adesso lo decoro con qualche fragolina.